Questa sera c'è una storia bellissima che potremo vivere insieme grazie a Yuri. Io prima però voglio dirvi una cosa per introdurvi alla storia. Yuri Checchi è stato il più grande campione italiano della ginnastica mondiale. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atlanta nel 96, bronzo ad Atene nel 2004, 4 ori europei, 5 ori mondiali, primo ginnasta nella storia a realizzare questa impresa. Grazie. No, grazie. Ti avevo ricordato perché insomma, grazie a te. Mi dimenticavo. Personalmente è per me l'icona assoluta dello sport sano e mi farebbe dire proprio perfetto, cioè nel senso che come uno si immagina dovrebbe essere un grande atleta. Io prima di raccontarvi la storia che ci porta Yuri Checchi questa sera vi voglio far vedere queste immagini per emozionarci e per tornare al punto di arrivo che ha raggiunto Yuri, perché poi parleremo invece di quello che l'ha preceduto, quel momento. Prego. Bene, stoppa benissimo Yuri. Io penso che tutti possiamo immaginarci quanto sacrificio, quanto lavoro, quanta palestra, quanta fatica, quanto tutto ci sia dietro questi risultati, no? Beh sì, per raggiungere obiettivi come questo il lavoro davvero è quello che conta molto, anche più del talento, devo dirti. Io paradossalmente non avevo un grandissimo talento, ho dovuto lavorare molto per sopperire a questa mancanza di talento, ma è stata un'avventura straordinaria, meravigliosa, che mi ha portato a questi momenti. Io ho lavorato una vita per raggiungere questi risultati e devo dire che è stata una storia per me straordinaria, insomma. Io amo la montagna, no? Quando si arriva in vetta e c'è una bella fotografia che si fa sulla vetta, quella fotografia presuppone che prima si siano fatte alcune ore di cammino durissimo, pericoloso, anche estenuante, ma che ogni passo ti ha portato lì. Beh, i tuoi passi per arrivare lì sono più di 200 trofei che tu hai vinto nella tua vita, dal primo quando avevi 8 anni, la prima coppa, sino appunto alle medaglie olimpiche. Allora, li vediamo questi trofei? Me li fate portare dentro tutti i trofei per piacere? Perché c'è una storia che vi voglio raccontare. Tutti questi trofei che adesso entreranno nel nostro studio, eccoli qua, guardateli qua, eccoli qua. Questi sono tutti i trofei di Yuri Checchi, tutti, passo dopo passo. Guardateli qua, guardateli, ma sì, l'applauso è giusto, deve essere... Grazie. Mamma mia. Ci sono anche le medaglie olimpiche qua però. Quelle ci sono, sì, ci sono. Però ecco, vabbè, vorrei... No, aspetta. Tutti questi trofei, tranne le medaglie olimpiche. Mondiali e olimpiche, tranne le medaglie dei mondiali e degli olimpiadi. Tutti gli altri 200 trofei, tutti quei passi fatti per arrivare a quelle vette, per un gesto di generosità incredibile di Yuri Checchi, domenica saranno messi all'asta. Tutti. Ne hai comprato domenica prossima al Pecci di Prato. Al Museo Pecci di Prato, ringrazio per questa opportunità. Al bellissimo Museo Pecci di Prato, che è bello fuori, dentro, insomma, un museo strepitoso. Prato, la tua città. Tutti questi musei saranno, questi trofei saranno messi all'asta. Ecco qua, al Museo Pecci. Perché saranno messi all'asta?
La battuta è facile, per salvare l'Etruria, che non è una banca in no, questo caso, ma sarebbero abbastanza. Ma per salvare l'Etruria, che è la tua prima palestra dove tu hai cominciato. È proprio così, io ho iniziato nell'Etruria di Prato, la società ginnastica Etruria di Prato, in questa palestra proprio nel centro storico della città, che ha un valore anche simbolico, anche di aggregazione, importante per la nostra città, per Prato, ed è una palestra che sapevo che viveva in grave difficoltà economica, ma non pensavo al punto che... Ti hanno chiamato e hai detto, qui noi dobbiamo guarda, chiudere. Noi entro l'estate non andiamo più avanti perché non avevo neanche più le lampadine, non avevano i soldi per cambiare le lampadine, l'impianto elettrico era da rifare, ci sono tante cose da rifare, ma gli atleti non si allenavano perché non c'era luce. Quello sono io all'Etruria. Questo sei tu alla palestra Etruria, guardate. Avevo i capelli. Avete capito cosa vi stiamo dicendo? Che per arrivare ai mondiali, per arrivare alle Olimpiadi, ci sono voluti tutti gli anni e la fatica di quel bambino che ha cominciato in quella palestra. E perché altri bambini possano continuare a coltivare quel sogno, quella speranza, a ripercorrere quei passi, c'è bisogno che quella e tante altre palestre siano aperte. Quindi io è chiaramente un gesto simbolico, ma anche pratico, perché ma c'è davvero bisogno. Ma tu hai deciso di metterli in vendita ciascun pezzo, tutti i pezzi, tranne uno che hai comprato tu. La prima coppa l'ho comprata io, abbiamo fatto una finta. Andiamo a vederla, qual è? Ora me l'avete messe... Vediamo, guarda, dovrebbe essere da questa parte, credo, la tua Tanto la vedo subito, è la più piccola. È la più piccola di tutte, la prima coppa che hai vinto. Eccola qua, guarda. Ecco. Ta-dan. Questa qui è la prima coppa che hai vinto a 8 anni. Questa l'ha comprata lui. Base d'asta 19,96 euro, 1996, un'idea geniale avuta io, quindi una cosa. Ciascun pezzo tu lo metti all'asta domenica prossima al Museo Pecci a 19. A parte le medaglie d'oro olimpico, vorrei puntualizzare perché io sono moderatamente altruista, ma non autolesionista, quindi non mi posso fare così tanto male. A parte le medaglie olimpiche, le medaglie dei mondiali, tutti il resto gli altri pezzi e tutti hanno una storia vera, importante. Attenzione, per me. Sì, lo vedo. 19,96. Mi fai vedere un attimo l'oro invece? Le medaglie olimpiche, ce le fai vedere un attimo? Queste sì. Ecco, quelle che tiene. Queste ve le faccio vedere, basta. Sì, certo, guarda, mostriamole qui alla telecamera. Guarda, eccole qua. Guarda. Qua. Grazie. Vieni con me con queste medaglie. Allora, tutti quei trofei che sono serviti per arrivare a queste medaglie saranno messi all'asta per salvare la palestra Etruria. Di quanti soldi ha bisogno la palestra Etruria? Molti, nel senso che ci sono tante operazioni anche di urgenza da fare, ma la più importante è semplicemente l'impianto elettrico. L'impianto elettrico che teoricamente costa poco, perché sono solo 3.500 euro per rifare l'impianto e metterlo a norma. Manca il riscaldamento, però intanto il riscaldamento si mette una felpa in più, ma senza la luce non possono allenarsi. Fai conto che c'era una lampadina sola accesa. In questa palestra si allena una delle ginnaste più promettenti nella specialità del trampolino elastico, che è una specialità olimpica, e si allena sotto l'unica lampadina accesa. Quindi è davvero una situazione estremamente critica. Però vi è chiaro che non può essere 3.500 euro il valore di tutti questi trofei. Noi ci auguriamo. È chiaramente simbolico e ci si augura quindi che quest'asta... Lo dico col cuore perché proprio, allora io ho un sogno, come sai, cioè che l'asta in realtà vada così, cioè che arrivi una fondazione o qualcuno che in blocco possa comprare tutti i tuoi trofei e che possano rimanere poi a Prato o alla palestra Etruria una volta risistemata o al Museo Pecci o dove deciderete, ma che quei trofei possano rimanere lì, girare e portare la testimonianza della tua storia e la storia della passione di un grande atleta. Rappresentano come te. Questo, quindi ti ringrazio, sarebbe una cosa bella. Che non vada dispersa quest'asta, ma che intervenga questa passione, questi trofei, e che intervenga qualcuno a presto e che possa in blocco davvero risolvere questo problema. Hai detto bene, c'è una situazione di emergenza, quindi sì, spero presto, altrimenti andremo avanti con l'asta domenica prossima, è a livello nazionale, quindi dovrebbe andare bene. Io ti ringrazio anche per questa opportunità, perché evidentemente è un'opportunità straordinaria. Eccola qua, questa è proprio la palestra dell'Etruria. Eccola qua. Con il trampolino, e quindi insomma è una situazione, ripeto, di emergenza, e mi sono sentito con grande spontaneità, e voglio puntualizzare una cosa perché purtroppo so già che qualcuno anche del mio mondo ha espresso qualche dubbio nella mia spontaneità e nella mia totale assenza di secondi fini in questa mia operazione. Ecco, io per chi ha un minimo dubbio, che io lo sto facendo per altri motivi, devo essere sinceramente, uso un termine forte, ma è la verità, mi fa un po' pena,
Mi fa pena perché se uno non ha provato cosa vuol dire donare senza chiedere niente in cambio, non ha provato una sensazione meravigliosa. Yuri Chechi, mi fa un po' pena. Grazie. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Grazie a tutti, davvero, grazie. Grazie Fabio. Grazie. Grazie.